Ho intenzione di creare per la primissima volta nel mio canale una mappa parkour. Ormai ne ho fatte veramente tantissime e credo di avere le capacità per poterne creare una. E se lasciate 5.000 like, la faccio provare a Kendall. Io sono Carly e questo ovviamente è Cimmia. A testa in giù. È così. E questo è il mio estate. Tutto mangiucchiato. Ci troviamo ovviamente in un mondo super piatto dove ho già iniziato a fare un po' le pareti e il pavimento di quanto più o meno vorrei fare lungo questo parkour, ma sinceramente in questo momento ho in mente così tante cose da poter fare che non credo che mi possa bastare questo spazio, quindi farò il possibile. Dunque, innanzitutto vorrei partire un attimo dalla scelta dei colori, vorrei farlo super colorato visto che ho fatto tutto il contorno bianco. Qualsiasi tipo di calcestruzzo può andare bene. Lo farei un po' rosso, un po' arancione, giallo, verde no perché dai c'è già il colore dell'erba, fucsia, ok carino, e mi piacerebbe anche un po' magari decorarlo attorno, fare qualcosina di carino con lo slime. E poi ragazzi sarò un po' crudele per questo, ma ho in mente di fare qualcosina utilizzando il miele visto che Ale non lo sa usare. Quindi direi che tranquillamente il parkour potrebbe iniziare da qua e infatti qui metteremo lo spawn point e diamo il via alle danze. Come sempre i primi salti saranno i più facili, adesso farò un attimo uno schizzo al volo della distanza che voglio tra un blocco e l'altro. Lo facciamo andare un po' verso di qua, così, sì. E poi ovviamente ragazzi dovrò testarlo tutto quanto prima di consegnarlo nelle mani dell'imperatore. Ok, questo è troppo facile, decisamente troppo facile. 1, 2, 3, 4, e 5, forse questo lo sposterei anche un pelettino più in là. E man mano che ci avviciniamo al muro, inizio ad aggiungere qualche altro tipo di salto. Ad esempio, perché non fare un salto un po' più in là, dove bisogna aggrapparsi esattamente qua con una scala? Potrebbe essere un'idea carina. Vediamo se può funzionare. E sì, direi forse anche un po' troppo facile. Però datemi il tempo di farlo diventare in modalità inferno questo parkour. Ovviamente prima cercherò di farlo in modo un po' grossolano, diciamo, una brutta copia, e poi lo andrò ad abbellire, utilizzerò qualche blocchettino particolare, un po' di slime, decorerò tutto l'intorno. E qua giù direi, visto che c'è il muro, possiamo metterci uno slime, proprio qua, bello grande, così si prende sicuro. Anzi, perché farlo così semplice? Facciamolo più piccolo, sì, così. Ok, e sì, funziona, devo solo fare un salto più corto. E su, d'accordo. Ok, credo che si arrivi circa qua. Dunque, sono passate almeno una quindicina di minuti e abbiamo già un po' di risultati, vi faccio subito vedere. Allora, ho deciso di dividere un po' i livelli con il calcestruzzo colorato, quindi livello 1 è rosso, livello 2 è arancione, poi si trasforma nel livello 3 che è più difficile, vedete gli ho messo tanto miele così dovrà sudare, non sarà una cosa molto facile. Tant'è che alcuni salti, vi confesso, sono dovuta starci un po' anch'io lì a capire se fossero possibili da fare o meno. E dietro al miele c'è un percorso con l'acqua, quindi dovrà scivolare qua e poi tac, scendere qua e continuare poi il parkour da questa parte. Ecco, non ci sono neppure riuscita. Ho fatto alcuni salti con il doppio salto e non sono facili subito. E adesso proviamo a fare una prova generale per vedere se tutto quello che ho fatto fino ad ora può funzionare. Quindi lui sarà in modalità avventura. Facciamo proprio seriamente, in modo professionale, come se fossimo in una vera e propria mappa parkour. Ok, l'inizio è molto facile. Vedete, basta solo un attimo capire bene come fare i saltini qua, così si va qua su. Qua ho fatto una doppia strada, un po' per così aggiungere qualcosa, poi continuare sia qua dal rosso e farla da questa parte, oppure andare direttamente sul blocco arancione. La cosa bella è che non essendo una mappa professionale, che quindi hai checkpoint, ogni volta che morirà dovrà ripartire dall'inizio, e questo è il bello. Qua, ok, poi qua ho messo lo slime e tac. Ok, e adesso qui bisognerà farli un po' di fila, quindi 1, 2, 3 e 4. Ok, qui c'è bisogno di fare un doppio saltino. Ah! Ok, ho il permesso di andare in creative per controllare se lo sto facendo bene. Rifacciamo. Allora, calma, calma. Di qua. Prima ha funzionato, quindi va. 1, 2. Forse è il caso di aggiungere un'altra scala lì sotto. Sapete cosa? Invece no, perché lui sarà bravissimo e riuscirà a cavarsela senza scala, quindi non la metto. No. Ok, aspetta, riprovo, riprovo. Uno, due. Oh! Vedi, vedi. Ok, adesso qua c'è un salto un po' particolare da fare, che io faccio un po' a fatica. Slime e... Giuro che funziona questo slime. Ok, fammi un attimo ritestare. Forse bisognava andare ancora più in alto? Fammi vedere. E slime! Oh!
Ok, sì, forse dovrei abbassare un po' questo blocchettino. O perlomeno aggiungere un'altra scala. Forse così può funzionare, vediamo. Slime! Ok, così funziona con una scala in più. E adesso di qua. E ora, parte più complicata, bisogna prendere il miele. Allora, questa ha funzionato anche prima quando l'ho fatta, quindi così. Lui non ce la farà mai a fare questo. Uno, due, tre. Ok, qua mi sono voluta complicare la vita. Come vedete, ho fatto praticamente tutto attorno alla colonna delle scale. Uno, due, e poi si va qua su. E adesso qui. Poi bisogna prendere l'acqua e farsi tutto il miele per arrivare sulla lastra. Qua giù. E adesso praticamente qua, utilizzando un po', ecco, questo piccolo sprint che ti dà il magma, bisogna continuare il parkour. Questo fino ad ora è tutto ciò che ho fatto, ma adesso ovviamente lo continuiamo un pochettino. Lo facciamo insieme. Sicuramente vediamo. Uno e due. Questo ti darà una sorta di sprint, visto che ti fa un po' di danno. Quindi in realtà bisognerà aspettare di essere feriti dal magma. Qua forse è un po' troppo distante. Mi avvicino un pelettino così. Proviamo in avventura se può funzionare. Uno, due. Sì, funziona. Funziona, ok. Bisogna aspettare solo di essere feriti. E poi sapete cosa? Sarebbe ancora più interessante aggiungere dei cactus, così. Tanto per. È giusto per complicargli solo un pochettino la vita. Non troppo, un pochettino. Quanto serve? Quindi è uno, due, tre, quattro. E qua potremo metterci un bello slime. Anzi, sapete cosa? Ne metto solo uno, non quattro pezzi. Così è ancora più complicato. Idea! Uno sotto un tappetino bianco, così non si vede, eh? Ragazzi, ditelo che sono un genio del male. In realtà si vede benissimo, però vabbè, sarà solo un pelino più complicato per il povero piccolo Kendall. Ma ci arriverà fin là? No, non credo che ci si arrivi, devo solo fare. Toh, gli metto due slime perché sono gentile. Due, tre e slime. Ok, funziona. E arriverà circa qua sopra. Beh, sapete che mi sto divertendo da matti a progettare questa mappa? È divertente perché poi so già che farò impazzire Kendall. Anzi, sapete cosa? Qua magari possiamo fare che bisogna cadere su questo cancellettino. Può funzionare? Giusto un po' per cambiare, non mettere sempre i blocchi. Ah, quasi. Beh, dovrà chiuderlo in aria, è perfetto. Aspetta, vediamo così. Chiudi. Ok, bisogna solo lavorarci un pochino, ma per me può funzionare. E poi è giunto il momento adesso di fare un livello iper difficile mettendo i pannelli di vetro. Sono malvagia. Mettiamo questo qua che poi lui dovrà chiudere in aria. Tanto ragazzi, lui è bravissimo, ma di che ci preoccupiamo? Non c'è neanche bisogno che io stia a testare questa mappa, perché lui la saprà fare, ma sì. Quindi lascerò il cancelletto aperto e sarà lui a doverselo chiudere. Ok, allora questo qua, poi un pelino più su, un altro più su. Oh, una bellissima idea. Ok, faccio che può andare qua su sui pannelli e poi sempre più su e dovrà riutilizzare questo slime. Sono cattiva. Sono cattivissima. Ok, è perfetto. È perfetto. Dovrà atterrare esattamente qua sopra. Vediamo se è possibile farlo. Dovrà fare un po' di giri forse. Così. Ok, più o meno qua. Riproviamo se mi viene. E qua. Perfetto. Perfetto. Ok, forse anche un pelino più alto così. Oh, sì, è perfettissimo. E così entriamo nell'altra parte del parkour. E adesso è giunto il momento di cambiare un po' il colore. Potremmo farlo azzurro. Ancora questo non l'ho utilizzato. Uno, due, tre. E così si accede ufficialmente al livello 5. Ok, iniziamo da una cosa soft, ovviamente. Facciamo qualche percorsino facile, giusto un po' per illuderlo, ma poi diventerà sempre peggio. Fermi tutti! Potrei fare un minecart su cui deve andare per continuare il parkour. Geniale! Geniale! Ok, adesso lo progettiamo. Ok, ragazzi, è passato un bel po' da quando ho messo in pausa la registrazione e direi che siamo praticamente giunti quasi, quasi alla fine. Dunque, rivediamolo un po' un attimo dall'inizio. Quindi abbiamo il primo livello, il secondo, il terzo livello che è quello col miele più difficile. Qua ci sarà qualche saltino col magma, il cactus. Si andrà qua su dai pannelli di vetro perché mi sono sentita cattivissima. Altro slime. Si va su, su, su per di qua.
E qui bisognerà prendere mentre salti per aria il carrellino che ti porta dritto dritto per di qua. E uno dovrà essere bravo a scendere in tempo, perché sennò si cade giù. Poi da qua si continua un altro pochettino. Ho cercato un po' di variare anche coi colori, così anche più carino e godevole alla vista. Quassù ho deciso, così di punto in bianco, di metterci un paio di porte, perché no? Così si atterra proprio qua sopra e bisogna essere bravi a non cadere, ma vabbè, sono io che sono nabba. Si va quassù, altro miele, perché mi piace metterle in difficoltà. Qua bisognerà fare un bel salto nel miele, saltare quassù, perché ovviamente il miele è troppo appiccicoso. E poi da qua fare un saltino nello slime, tac, e finire sulla shulker box, tant'è che la dovremo addirittura sollevare. Saltino qua e si continua. Beh, devo dire, io mi sono divertita tantissimo a fare questa mappa. Ho scoperto proprio una passione nel fare le mappe di parkour. Ok, poi qua si andrà su, su così. Qua bisognerà fare una cosa di cui non sono capace, ma sono sicura che Kendall possa farcela, ossia il salto a giro attorno alla colonna. Poi qua di nuovo sullo stesso slime di prima si fanno queste lastre. E qui adesso arriviamo nella parte finale, dove bisogna prendere lo slime di nuovo. Si va su, su dritti per di qua, sempre che io ce la faccia. Su questa lastra, e poi ho fatto un angolino per prendere un po' la rincorsa e prendere questo slime. Ok, ce l'avevo fatta. Non fate caso al fatto che alla fine non ce l'abbia fatta, perché ce l'ho fatta. Ok, e arrivati qua praticamente dovremmo essere alla fine. Facciamo un saltino sullo slime e faccio un altro blocchettino magari quassù, su cui atterrare. E così piano piano adesso andiamo a finirlo. Faccio un altro piccolo circuitino. 1, 2. Ok, questo è perfetto. Torno a farlo rosso, così un po' si capisce che siamo alla fine. Ok, qua facciamo un altro saltino più in alto. E in realtà alla fine vorrei tantissimo mettere una sorta di premietto. Vabbè, premietto sembra quello per i cani, però tipo un congratulazioni per aver finito. Magari una cesta con qualcosa dentro. Magari scrivetemi qua sotto nei commenti se avete qualche idea carina che possiamo mettere alla fine di questo circuito qua, questo percorso. E qua ci arrivo, sì. Ok, allora lo facciamo di qua. Gli ultimi li facciamo un po' più facili, dai, visto che l'ho fatto dannare per tutto il percorso. Ci sta che non sia troppo complicato. Comunque, anziché farlo finire verso il basso, vorrei farlo finire verso l'alto, magari con di nuovo il carriolino da prendere, col carrettino. Ecco, potremmo fare una base qua, ad esempio, con i binari. Oppure lo possiamo fare che deve prendere mentre salta il carrello. Secondo me così è ancora più carino. Magari glielo faccio partire da qua. Quindi facciamo un salto che va qua così, e qua lui dovrà toccare al volo il minecart. Quindi facciamolo partire da qua. Facciamo tutto un percorso caruccio, magari fa un po' di curve così, e un'altra curva di nuovo, e un'altra di nuovo. E poi un'idea carina sarebbe magari sfondare il muro e far continuare il kart, così finisce là dietro. E qua gli mettiamo un cartello con scritto congratulazioni, hai finito la mappa, qualcosa del genere. Allora mettiamo binari alimentati, binari normali, li alterniamo un pochettino. Beh, vedete che alla fine, a forza di fare dei build hacks con la red, sono un po' imparato, dai, sono fiera di me. Adesso li accendo tutti così. Ok, vediamo se potrebbe funzionare. Quindi lui proverà a fare il salto qua così e farà tac. Oh, aspetta, ho sbagliato. Piccolo errorino qua. Ok, sì, ora ha senso. Rifacciamo. Ragazzi, devo anche un po' testarla mentre la costruisco, se no. Ok, di qua. Dritto. Sì. E boom. E qua ci mettiamo un bel cartello con scritto "Hai finito la mappa". E magari lo facciamo così, bello verde e acceso, eh? Hai finito la mappa. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa possiamo mettere alla fine di questo lunghissimo percorso che ho preparato. E mi raccomando, lasciate 5.000 mi piace, così la faccio provare a Kendall. Ragazzi, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, supportatemi con un like, ci ho impiegato tantissimo per preparare questo video. Da Carly e da una bellissima cimia letto è tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!